siamo in compagnia di Riccardo Ambrosetti, presidente Ambrosetti Sim. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi. Salve. Vorrei partire velocemente con un'analisi veloce di tutto ciò che sta accadendo in Europa. Oggi una seduta con tanti alti e bassi, in particolar modo difficile per il FTSE MIB che cede lo 0,42%, male il comparto bancario. È sparito più o meno l'effetto Draghi o non si può dire? No, non si può dire, perché considerate che la borsa italiana nelle ultime settimane è stata la borsa più premiante, comprendendo anche addirittura le borse emergenti che hanno iniziato l'anno meglio di tutti quanti. Noi adesso stiamo parlando di un FTSE MIB che sta realizzando nel mese di febbraio il 9%, oltre il 9% di performance, e fra i mercati sviluppati sicuramente il migliore. La giornata di oggi è interlocutoria, perché generalmente parlando sono tutti risultati frazionali fra il meno 0,5 e più 0,5%, quindi direi una di quelle fasi, come si definiscono, riflessive, che danno poco senso a livello di tendenza un po' più significativa. Ecco, invece, se sicuramente stiamo vedendo un calo degli equities, non possiamo dire invece, per quanto concerne l'effetto Draghi, sul mercato obbligazionario lo spread tra i BTP e Bund tra 89 e 90 punti base. Poi abbiamo avuto modo di parlare anche con investitori internazionali, soprattutto americani, ciò che ci ha sorpreso davvero, perché gli Stati Uniti sono molto focalizzati su se stessi. E alcune dichiarazioni che hanno fatto addirittura oggi, appunto durante la nostra programmazione in inglese, che Draghi è un game changer, ovvero che sicuramente attrae tantissimi investitori in Italia. Io le volevo chiedere invece, con questi rendimenti ai minimi storici, quali sono le prospettive per il mercato obbligazionario? Perché ovviamente uno che va a comprare titoli di Stato spera, almeno credo, in rendimenti un po' più alti. Allora, direi questo. Innanzitutto consideriamo che ancora oggi l'Italia ha uno spread di 26 punti base rispetto alla Spagna sul decennale, o ancora di 68 punti base rispetto alla Francia, e quindi diciamo che se la ricetta Draghi andrà nella direzione che tutti quanti ci auguriamo e crediamo, probabilmente questi tipi di spread a livello del mercato europeo dovranno restringersi ulteriormente o addirittura annullarsi. Questo significa che cosa? Significa che i tassi in Italia avrebbero modo di scendere ancora dagli attuali livelli. Un altro aspetto che va considerato è che oggi, fatto salvo il mercato americano, escludiamo poi le emissioni più a rischio, quindi le obbligazioni di paesi emergenti piuttosto che covered, eccetera, eccetera, se noi pensiamo a investimenti obbligazionari privi di rischio valutario, dobbiamo pensare all'ambito euro, oggi ancora il BTP è quello che escludendo rischi di tensione, e questo dovrebbe essere assicurato dall'avvento di Draghi, il mercato italiano è quello che offre rendimenti migliori. E quindi diciamo ci sono tutti i motivi per proseguire, anche se via via più lentamente, su una strada dove la prevalenza di acquisti di BTP avrà più prevalenza sulle vendite. Per cui sperare in tassi più alti sarebbe bello, ma in questa fase per sperare di comprare titoli obbligazionari italiani con tassi più elevati bisognerebbe scommettere su una crisi, che se era una scommessa ardua prima dell'avvento di Draghi, direi che adesso è proprio una scommessa che ha pochissime probabilità di realizzarsi. In effetti lei ha menzionato proprio poco fa anche i titoli di Stato spagnoli. In questo momento sto guardando il decennale che rende lo 0,22. Questo effetto Draghi può, come dire, equiparare il decennale italiano a quello spagnolo? Dovrebbe, anzi forse anche migliorare all'incontrario, cioè, perché se uno guarda le prospettive economiche italiane paragonate a quelle spagnole, francamente direi che tutti gli analisti concordano che una volta sanata la problematica di un governo magari in certe fasi poco efficiente su una serie di temi, in primo luogo sul tema del governo e del debito pubblico, eliminato questo problema o contenuto, l'Italia certamente dovrebbe essere più attrattiva della Spagna.
In effetti è abbastanza anche anomalo che il decennale spagnolo rende allo 0,22, ovvero meno rispetto a quello italiano. Però andiamo un attimo anche a Piazza Affari, perché oggi la situazione è abbastanza interessante, cioè le banche scendono invece. Nelle ultime sedute le banche erano i grandi protagonisti, però una seduta molto positiva nonostante il rosso del listino principale per Tenaris e Saipem, ovviamente due titoli principali del comparto energetico, ovviamente in scia anche dei rialzi del WTI e il Brent per motivi ovvi per quanto concerne la seduta odierna in particolar modo. Le volevo chiedere invece se lei è bullish, ovvero ottimista per l'intero comparto energetico per quanto riguarda l'Italia, perché bisogna dirlo che negli ultimi mesi è stato uno dei grandi protagonisti. Vedere l'indice del petrolio che ha già realizzato una salita del 24% all'inizio anno e pensando da dove arriva, cioè dai valori che aveva avuto nella crisi esattamente un anno fa, direi che su livelli, guardando il petrolio oltre 63 dollari a barile, iniziamo a pensare che la grande corsa sia quasi completamente esaurita. Quindi abbiamo forse ancora uno spazio sul petrolio di salita di un 7, 8, 10%, ma abbiamo sempre più rischi anche di prese di beneficio. Quindi io sarei un po' cauto nell'investimento nel settore petrolifero in questa fase. Ecco, voi di Ambrosetti Sim, dove siete focalizzati? Noi siamo molto focalizzati adesso sui mercati azionari, consapevoli del fatto che ci sono tanti motivi per avere le antenne molto attente al rischio, perché anche qua le salite ci sono state, però sappiamo che i mercati azionari hanno anche una convenienza relativa rispetto ai mercati obbligazionari che non ha un precedente storico. Quindi non basta questo a spiegare le ulteriori potenzialità di miglioramento dei mercati azionari che si verificheranno nell'anno, però è un buon viatico. Nel breve termine, diciamo anche qua, salite a due cifre in alcuni mercati iniziano a essere potenzialmente propositive per prese di beneficio, però il trend è ancora forte. Sì, sicuramente, soprattutto se guardiamo gli equity americano, tra l'altro anche oggi stiamo vedendo l'S&P 500 e Dow che si stanno dirigendo verso nuovi massimi. Che cosa sta dietro questo rally secondo lei? Io glielo chiedo perché ormai i market mover diventano sempre di più. Sa, pensiamo in generale e in particolare al mercato domestico europeo e italiano. In quest'anno c'è un fenomeno che è l'accumulo di risparmio. Questo accumulo di risparmio via via viene investito e non trova soddisfazione in quelle che fino a ieri erano buona parte degli investimenti, cioè il lato obbligazionario. Quindi ci sono tante aree, fra le quali l'Italia, in cui è abbastanza plausibile l'ipotesi che ci sia anche in corso uno spostamento della propensione al rischio un po' più verso il mercato azionario. Ci aggiungo, grazie a Dio, perché l'Italia è molto indietro in questo aspetto, e questo significa che abbiamo molte risorse che ancora possono essere investite in azioni e quindi questo può sbilanciare ancora a livello di tendenza generalizzata a favore della domanda e a sfavore dell'offerta, quindi generando ulteriori apprezzamenti. Siete della stessa idea anche per quanto riguarda gli Stati Uniti? Gli Stati Uniti sono un mercato un pochino diverso. Gli Stati Uniti, diciamo, sono in effetto nuovo governo post-Trump e vedremo delle grandi novità, ma non è ancora chiaro da che parte propenderanno. Ed inoltre sappiamo che è un mercato che ha una propensione al rischio che non è europea, quindi nel loro caso i discorsi che ho fatto un attimo fa valgono fino a un certo punto. In prospettiva, ma non parliamo del breve termine, secondo noi ci sono dei segnali che il mercato americano possa cedere passo a altre aree, partendo dalle aree asiatiche, come driver di performance, quindi perdendo un po' il suo ruolo di principale mercato di investimento azionario.
siamo ragionevolmente certi che ci sia in divenire questo tipo di mutamento di lungo termine. Nella situazione attuale, evidentemente anche da loro le motivazioni in vendita, che sono un po' più alte che da noi perché il rapporto prezzo-utile è un po' più alto e via dicendo, non sono ancora sufficienti per trovare motivazione per spostare, sbilanciare il mercato in maniera significativa. Però lo vediamo un pochino più rischioso dei mercati europei. Ecco, lei ha menzionato ovviamente la nuova amministrazione che è stata accolta con nuovi massimi storici e comunque l'ottimismo continua. Negli ultimi giorni c'è un dibattito davvero importante per quanto concerne il pacchetto di aiuti fiscali di Joe Biden proposto da 1.900 miliardi, ovviamente un pacchetto molto ambizioso direi perché i repubblicani non sono d'accordo, dicono che ovviamente questo non è un prezzo che serve in questo momento. Però il secondo dibattito, la cosiddetta buzzword, è ultimamente l'inflazione, e cioè ecco, la finance community è molto divisa per quanto riguarda questo pacchetto di 1.900 miliardi, ovvero gran parte degli analisti suggeriscono che potrebbe portare un spike per quanto concerne l'inflazione di medio-lungo termine. Lei è preoccupato di questo? La preoccupa in qualche modo un rialzo anomalo dell'inflazione, ovviamente grazie a questo inondamento di liquidità che stiamo vedendo sia della Fed che della nuova amministrazione, o invece crede che questo non sia un problema che bisogna, ecco, guardare in questo momento dove evidentemente le priorità sono altre? Questi sono temi sempre molto complessi, è sempre stato difficile fare delle previsioni su quello che succede quando si scaricano a terra certi meccanismi studiati teoricamente, come nella fattispecie questo aspetto di fiscalità. Però in questo momento purtroppo è diventato tutto straordinariamente più difficile nella valutazione. Perché? Perché siamo condizionati da una ripresa economica che è subordinata all'andamento della crisi Covid. E qua purtroppo ogni giorno ci sono nuove stime, quindi diventa sempre più complicato capire in che termini arriverà quella che sicuramente sarà una recovery anche brusca, di cui una piccola parte abbiamo già visto, però purtroppo c'è cioè, la settimana in cui sembra che nell'arco di 4, 5, 6 mesi il 50% della popolazione mondiale sarà vaccinata e una settimana dopo arriva una variante, si parla del 20-25% di vaccinati con successo a 4-5 mesi, ovvero di vaccinati che però potrebbero essere soggetti a altre forme, quindi i governi come dovranno intervenire nel contenimento, quindi nel frenare iniziative economiche, eccetera. Per cui francamente direi che qua tutti possono avere ragione sostenendo la loro teoria, però c'è un'alea mai vista negli ultimi anni. Assolutamente sì, le chiedo un'ultimissima domanda se secondo lei questa discrepanza, questo spread tra mercati USA e mercati europei potrebbe essere ridotto nel 2021 o è troppo ottimista? Secondo noi a parità di condizioni, quindi a parità di sviluppo della crisi sanitaria, sì, può essere contenuto. Noi siamo più favorevolmente attratti da investimenti in azioni europee che americane. Ottimo, grazie mille. Riccardo Ambrosetti, presidente Ambrosetti Sim, grazie per essere stato con noi. Buon pomeriggio. A voi buona performance, arrivederci. Grazie.